parrucche, nasi rossi, penne colorate e a volte qualche amico a quattro zampe. Giochi che fanno bene quelli che prendono vita tra le corsie del Dipartimento di Pediatria dell'Ospedale di Padova, grazie ad un servizio davvero speciale, nato pionieristicamente 15 anni fa e rivolto ai piccoli degenti, siano essi in regime di visita ambulatoriale, dei hospital, brevi o lunghi ricoveri. Lacrime, musi lunghi, timori e dolori, ma soprattutto le malattie, si curano anche così, con la forza di un sorriso. In termini tecnici si dice che dobbiamo ricreare e potenziare l'autostima del bambino. E come lo facciamo? Parlando la sua lingua, e cioè utilizzando il gioco, utilizzando i sistemi, diciamo, di comunicazione che per il bambino sono significativi, e cioè facendogli fare delle attività che per lui siano belle, che per lui, diciamo, siano appunto significative e che lo facciano sentire di nuovo importante. A volte è il musetto di Sanni a far compagnia ai piccoli pazienti in un progetto sperimentale di pet therapy, a volte caciotta al clown, ma nelle 12 ore di attività pressoché continua i bimbi si cimentano nei laboratori più disparati che, attenzione, non sono attività generiche ma terapie pianificate ad hoc da un pool di educatrici professioniste e psicologhe infantili che hanno fatto guadagnare al servizio gioco e benessere di pediatria, così si chiama, anche un prestigioso riconoscimento internazionale. L'associazione sostiene l'attività sia dal punto di vista economico, pagando gli stipendi degli operatori, ma anche dal punto di vista dell'impegno dei volontari, perché a fianco ai professionisti abbiamo tutto un gruppo di una sessantina di volontari che quotidianamente vengono in ospedale per offrire il loro tempo per attivare i laboratori di gioco, i laboratori di animazione, come abbiamo visto quest'oggi. Finora il servizio è stato sostenuto da finanziamenti regionali. Da gennaio 2011 dovrà sostenersi da solo. Un grande aiuto verrà dalla sfilata di beneficenza che Telechiara, Ascom e il Dipartimento di Pediatria hanno organizzato assieme per il 12 settembre in Piazza dei Signori a Padova, a cui siete invitati anche voi.